Hello, sono tutti, sono Bear ed eccoci qui con Pets, un gioco indie platformer che mi è stato suggerito davvero tantissime volte, quindi adesso siamo qui insieme per giocarlo. Allora, giocheremo con il nostro controller 360 per il computer e premeremo A per iniziare. Quindi, iniziamo la nostra avventura. Devo scegliere uno slot di salvataggio. Ok, avvia una nuova partita, perché non ci ho mai giocato e quindi vedremo insieme che cosa accadrà in questo mondo. Cosa sta accadendo? Wow! Cos'è quell'immagine? Wow! Ok. Ok, questo sono io, posso muovermi con le frecce, ok, grazie. Cos'è sta roba? È tipo Natale. Ho la batteria. Posso suonare la batteria o roba simile. Ok. Allora, vediamo tipo di uscire. Sì. Chi è quello? Tipo mio nonno, mio padre. Ha una benda sull'occhio. Ok. Oddio, quello ha un cilindro e un monocolo. Quanto è bello. Ok, mi sa che non era nessuno quello. Poi non so se tipo tutti questi tizi sono la mia famiglia. Questo sono io. Allora, avvicinati alla cassetta delle lettere. Premi X per leggere. Caro Gomez, che bel nome. Raggiungimi in cima al villaggio. Devo dirti una cosa molto importante. Oggi è un giorno speciale. Gazer. Ok, Gazer, arriverò. Yeah, posso saltare. Ciao, bimbi. RS per guardarti in giro. Ok. Ci sarebbe il right stick. Premi B per parlare con gli altri. Ah, ecco. Gomez! Ciao, Gomez! Gomez, ciao, Gomez! Sì, voglio parlare con la bambina. Potrei andarmene in giro tutto il giorno. Cioè, potrei andarmene in giro tutto il giorno. Anzi, è proprio quello che farò. Va bene. Ok, tieni premuto mentre sei in aria. No. Non ho capito. Allora, tieni mentre sei in aria per afferrarti le sporgenze. Ok. Ok, ciao gallina. No, è volata via. Mi sa che era tipo un gabbiano. Non era proprio una gallina. Ciao tizio. Qual è la tua forma preferita? Non lo so. La mia è il quadrato. Di sicuro non il cubo. Perché i cubi non esistono. Ok. Va bene. Yeah, posso entrare nelle case degli altri. Oh, che bella casa. Questa casa è magnifica. Aspettate. Non è che posso entrare tipo nel camino per un passaggio segreto o roba simile. No. Non posso entrare nel camino per un passaggio segreto o roba simile. Quindi ce ne torniamo indietro. Allora, premi. Ok, per varcare la soglia, per salire. Non ho la chiave qui, quindi non penso di poter entrare. Ciao, bellezza. Cosa stai facendo qui? Io adoro questo villaggio. Ho vissuto qui tutta la mia vita. Ok. Posso arrampicarmi su le liane. Ciao, vecchietto. Ciao, vecchietto. La realtà è percezione. Ok. La percezione è soggettiva. Ok. Che figata. Posso arrampicarmi. Intanto si sta facendo anche notte. Ok, vediamo se c'è tipo qualcuno. Posso controllare qua, vediamo qua dentro se c'è qualcuno. Entra. Che poi prima devi aprire la porta e poi devi entrare. Non puoi aprire la porta e entrare direttamente in questo gioco. Quindi andiamocene. Allora. Che è quella una costellazione. Ok, allora, via. Sali. Oh, posso parlare col gatto? No. Devo andare prima qua, poi qua. Perfetto, parliamo con il nostro amico monocolo. È un bel aspetto bidimensionale oggi. Ok, posso salire sulla corda tipo. Aspettate. Secondo me si può salire tipo sulla corda. Però devo fare molta attenzione. Tipo sono morto, what? Ok. Non sono, cioè sono morto e sono respawnato. Vediamo di aprire qua. Se tengo premuto, tipo, ok. Una cucina. Che bello. Cioè, sono tipo già 5 minuti o roba simile. Non abbiamo neanche iniziato il gioco. Quanto sono bravo nel perdere tempo e ad esplorare roba. Ehi, tizio occhialuto. Oh, eccoti qui. Oggi è un giorno speciale.
L'avventura ci aspetterà. Cioè, ci aspetta, perché ci aspetterà? L'avventura ci aspetta, è l'ora di Gomez. Gomez. Ci siamo quasi. Aspetta e... ecco qua. No, la tridimensione. La terza dimensione, no, la tridimensione. La terza dimensione, what? No. What? Che cavolo? In dubbio a tua sorella. Però non lo so che stai dicendo. Sì. In dubbio a tua sorella o a tua madre. Ok? Ok, perché tipo se mi sta dicendo ciao, ti voglio bene, io a tua madre, anch'io voglio bene a tua madre. Allora, invece se sta dicendo sei un cattivo, no, tua madre è cattiva perché ti ha insegnato cose brutte. Quindi è sempre una bella cosa. Vabbè, allora. No! Sto scendendo al cielo tipo un alieno. La terza dimensione! Ok, stanno accadendo cose davvero strane. Vabbè, vabbè, vabbè. Ok, mi hanno dato il potere della terza dimensione. E il potere di avere un cappello! Il potere dei cappelli! Tridimensionali, però. Puff! Esplode tipo tutto. Yeah! Ho un cappello nuovo! LLT per cambiare prospettiva. Che figata! Oh! Cosa diavolo? Il gioco è crashato! No, non penso. What? È crashato il gioco! What? Questi sono i titoli di che escono all'inizio. What? Che diavolo? Ok, non ho ancora ben capito cosa diavolo sia successo, però... Adesso abbiamo il cappello. E posso cambiare la prospettiva. Che figata! Non è che ci sia molto da fare cambiando la prospettiva, però... Ok, cioè almeno qui. Wow! Adesso è tutto con la terza prospettiva. Mio Dio. Che figata, adesso la roba non è più in 2D. Gomez. Ciao. Qualcosa è andato storto. Devi aiutarmi. Sono qui per guidarti. Io sono Dot. Alessandro è stato fatto a pezzi. L'esaedro è stato fatto a pezzi. No, Alessandro. L'esaedro è stato fatto a pezzi. Sono sparsi per il mondo. Devi ricostruirlo. Senza l'esaedro crollerà tutto. Hai ricevuto un dono, Gomez. Ti è stato rivelato un grande segreto, Gomez. C'è un mondo oltre il tuo villaggio, Gomez. E devi... E dimensioni diverse da quelle in cui ti trovi, Gomez. Questa porta conduce al mondo esterno, ma per il momento è chiusa. Vedi quel segno? Significa che non si aprirà finché non avrai trovato almeno un cubo. Nel mondo ci sono molte porte come questa. Ognuna richiede più cubi della precedente. Per arrivare alla fine di questo viaggio dovrai trovare tutti e 32 i cubi. Ma prima dovrai andartene da questo posto. Un cubo! In questo villaggio ci sono 8 frammenti di cubo. Come questo.
Insieme formeranno un cubo completo che potrai usare per aprire la porta. Trovali, Gomez! Allora, ricapitolando. Cubi dorati scintillanti. Molto importanti. Devi trovarli tutti, altrimenti l'universo ti crollerà addosso. Ma non sentirti sotto pressione, eh? E ricorda, usa RTNLT per cambiare prospettiva. E ora al lavoro. Oh yeah, rap improvvisato. Allora, vediamo se adesso tipo parlo. Wow. What? Mi dicono cosa c'è tipo dentro. Bambino, parla. Ho visto un quadrato diavolo. What? Vabbè. Yeah, un cubo. Dove sei stato? Hai portato qualcosa per me? No. Allora, vediamo se c'è tipo qualche altra cosa qua. Tipo qualche cubo nascosto. Qui si scende. Ah, ecco come faccio a scendere. Ok. Ok, poi non mi sembra che ci sia altro qui. No. Ok, saliamo. Qui non c'è niente. Quindi andiamo qua. Ciao tizio, bel cappello, grazie. Vediamo qua dentro che c'è. Woohoo! La casa del tizio. Lo sapevo che si poteva entrare dentro il robo qua, dentro il camino. Me lo sentivo. Perché non mi ci fa entrare? Ah, aspettate, forse è così. Così dovrei entrarci. No. Come ci entro? Come faccio a entrarci? What? Allora, come fa? Oh, ci sono entrato. Perché prima non me l'aveva fatto fare? Un forziere. Premi. Per aprirlo, metti di fronte a esso e premi X. Zelda style. The Legend of Zelda style. Yeah. Hai trovato una chiave, Pufferbacco. Le chiavi possono aprire qualsiasi porta, ma possono essere usate una volta sola. Ok. Ecco, devo mettermi qua così e passare. Ok, quindi non saltare, passare. Ok. I'm a genius. Allora, aspettate. Ecco fatto. Allora, poi qua ho fatto tutto, sì, penso di sì. Ok, possiamo andare. Oh yeah. Genius bar Strix again. Significa colpisci ancora, per quelli che non conoscono bene l'inglese. Come me! Allora, continuiamo il nostro viaggio. Come si sale qua? Aspettate, forse è un'idea. Ma il cavolo. Aspettate, prospettiva sbagliata. Ok. Fammi salire. Vai. Vado di qua. Perfetto. Ehi, donna! Sei tornato! Sei stato via tanto tempo. Ok. Come vuoi. Un cubo. Un pezzo di cubo. Vieni qua, bello. Grande. Tanti altri pezzi di cubo. Poi qui possiamo entrare e vedere cosa c'è. Ok, questo gioco all'apparenza semplice mi piace davvero già un mondo. Posso anche farlo tipo volando e rallentare la mia caduta. Ok, non c'è niente almeno sembra. Posso appendermi tipo al mulino? No. Ok, lì c'è una porta. Posso usare la chiave per entrare e trovare una pagina. E fai? Che? Okay. Hai trovato una mappa del tesoro. Una mappa di cosa? Di dove? Non lo so. Dovrai scoprirlo da solo. Forse così. Ok. Mappa del tesoro. What? Ok. Che è sta roba? Ok. Schegge di cubo, va bene. Ho trovato. Aspettate, è vero. Non ho girato tutta la roba. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Ok, non c'è niente. Andiamocene. Ma che figata sto gioco. Non lo so, l'ho appena iniziato e già mi piace tantissimo. Ehi tizio, parlami. Quello era un cubo. Ma non è possibile.
E invece lo è, amico mio. Invece lo è. Oh, mi posso sedere, forse? No, mi posso sedere. Ok. Qui si può entrare. Yeah! Entriamo in questa piccola casupola. Cosa c'è qui dentro? C'è il tizio. È passato tanto tempo. Adesso tocca a te. Sono stanco. E poi c'è quel problema dell'occhio. Ah, lui quindi era il precedente tizio cappelluto. Capisco. Ah, questa è tipo una macchina fotografica. Ok, ok. Ah, era lui da giovane quello sopra. Pensavo che fosse tipo un altro personaggio. Invece era lui da giovane. Già. Allora, qui c'è questo posto. Wow. Stavo per tipo cadere. Ah, ok. Ok. Mi conviene salire qua e entrare qua dentro. Vediamo se c'è un altro cubo. Un cubo, yeah. Ma prima qui non ci sono entrato. Possibile? Una nuova direzione? Wow. Già. C'è l'evoluzione dei tizi. E c'è tutto l'alfabeto. Ripetuto più volte, penso, sì, infatti. Yup. Ok. C'è l'apparato digerente. C'è l'isola. Adesso c'è il cubo là. Probabilmente prima non c'era disegnato. Ah, perché non sono venuto a controllare prima? Forse non era possibile. Non ne ho idea. Allora, vediamo. Un altro cubetto. Un altro cubettino, cubettone, eh? Abbiamo finito Cube, che poi non l'abbiamo proprio finito perché ci sarà un altro episodio. Però, wow. Cioè, siamo sempre in tema... in tema cubetti. Aspetta, io qui non ci sono andato. Fammi scendere. Fammi entrare in questa landa di casa. Che non è una landa. Cubetto, salve. Chi è quel tizio su... Quello sono io! Ah no, aspetta. Forse un altro precedente fezzone. Sì, perché guardate, ha la testa più grande. Vabbè. Però non ha la benda sull'occhio. O forse il tizio è ancora più giovane. Che aspettate? Devo fare una prospettiva che poi riesco ad andare là sopra. Da qua dovrei essere, sì. Sono riuscito. Un forziere. Apriamolo. Un forziere. Ah, è giusto. Quadrato. Dimentico. Ok. Vediamo cosa ci sta dentro. Un'altra chiave. Oh yeah. Ok, adesso saltiamo qua. E tizio cilindroso. Non so. Cilindroso. È stato proprio carino. Comunque non farlo di nuovo. Ok, vediamo cosa c'è qui dentro. Un altro cubettino! Quanti me ne mancano? Mi sa due. Sì. Mancano due cubettini cubettini. E poi abbiamo finito. Allora, uno già l'ho visto che era tipo lassù. Mi manca un altro cubettino. Chissà dov'è. Ma penso che lo scopriremo a breve. Ah no, aspettate. Forse è proprio qui dentro l'altro cubettino. Vediamo un po'. Ebbene sì, è proprio qui dentro l'altro cubettino. Sono sul lampadario. Andiamocene a prendere l'altro cubettino. Quindi abbiamo preso tutto. Yep. Dobbiamo saltare qua, saltare qua, girare e saltare qua. Ho già preso dimestichezza con questo robo. No, sono caduto, è morto, sono morto. Però ho completato il cubo, quindi chi se ne frega. Oh yeah. Quindi adesso posso scendere. Ce l'hai fatta. Achievement. Ora puoi aprire la porta. Lo so, andiamo. Ci stavo già andando. Bene che la mia memoria non è quella delle migliori, però. Porca paletta. Ok, allora mi serve di andare qui. Ok. Attenzione. Quando cadi. E scendi. Andiamo qua. Andiamo qua. E oh yeah. Andiamo a controllare questo altro mondo. La porta è aperta. Sei pronto a iniziare la tua avventura? Certo. Andiamo. Wow. Ehi, ascolta. So che è la prima volta che esci dal villaggio. Se mai dovessi perderti, puoi usare la mappa. Premi exit per la mappa.
Cioè beccano exit. Ah, ok. Interessante. Questa è la mappa del mondo. Ti mostra i punti in cui sei stato. Puoi ingrandirla o ridurla con LB. Ok. 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 E ruotarla con LT, eccetera. Ok. Ciascun nodo rappresenta un posto diverso. Se il nodo è dorato, vuol dire che lì hai trovato ogni oggetto, segreto o passaggio. Yeah! Quindi qua l'ho già fatto tutto. Oh! Aspettate! Ma quindi qui non ho trovato tutto. C'è ancora qualcosa. E lo stesso vale qui. Oh! Comprendos. Comprendos. Ehi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un like, un commento. Ma non per quella cosa, un milione di like sono il più figo di tutti. Oh yeah. Ma semplicemente perché così capisco se una cosa vi piace oppure meno. E grazie per aver visto questo video. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.